Il paradiso delle signore, anticipazioni. Trama puntate dal 21 al 25 ottobre 2024. Matteo chiede la mano di Maria. Il paradiso delle signore prosegue e, nel corso della settimana dal 21 al 25 ottobre 2024, al centro dell'attenzione ci saranno Matteo e Maria. Infatti, dopo tutte le voci su una crisi, Matteo deciderà di fare il grande passo e di chiedere alla Puglisi di sposarsi con lui. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il paradiso delle signore, dove eravamo rimasti? Ciro fa una rivelazione sconvolgente a Concetta nel tentativo di salvare la situazione in casa, che diventa sempre più tesa. Agata non riesce più a sopportare la situazione in famiglia, mentre Clara fa ritorno a Milano e riprende regolarmente il suo lavoro. La ragazza ha uno scontro con Alfredo e poi confessa alle sue amiche di aver avuto una relazione con il suo allenatore che ha incontrato in Francia. Matteo ha un nuovo incontro con Umberto che si dimostra ancora più decisivo dei precedenti. Guarnieri e Tancredi assistono alla presentazione della collezione de Il Paradiso delle Signore. Ai due non resta che ammettere la sconfitta perché l'abito dell'azienda concorrente è di gran lunga superiore. Nel frattempo Umberto deve fare i conti con un'altra sconfitta quando viene a sapere che Marcello è riuscito ad ottenere l'affare della Costa Smeralda e progetta vendetta. Lunedì, 21 ottobre 2024. Inizia la convivenza tra Mario e Roberto, dopo che entrambi sono giunti alla conclusione che sia arrivato il momento di dare una svolta alla loro relazione. Nel frattempo, Alfredo affronta un periodo difficile che ha a che fare con delle decisioni sgradevoli prese sul suo cambio. Clara torna a sostenerlo e decide di rimanergli vicino in questo periodo difficile, sperando che si riprenda presto. Intanto avviene anche un incontro tra Umberto e Marcello. L'incontro però si rivela molto differente rispetto agli altri, perché Guarnieri si dimostra cortese in maniera sorprendente con il suo nemico. Dopo la vittoria della gara Costa Smeralda, il successo al paradiso continua. Il ritorno di reputazione è stato impressionante e sono anche tanti i nuovi clienti che decidono di andare a rifornirsi dal paradiso. Marcello sospetta che l'improvvisa gentilezza da parte di Umberto faccia in realtà parte di una strategia. Enrico inizia a sopportare a fatica la vita in incognito, soprattutto considerando che è sempre più vicino a Marta. Così si sfoga con Armando ammettendo di non poter andare più avanti in questa maniera. Martedì, 22 ottobre 2024. Matteo fa ritorno da Parigi dopo il breve viaggio intrapreso e chiede subito di parlare con Marcello, perché ha degli sviluppi importanti da riferire sulla sua relazione con Maria. Umberto decide di confidare a Tancredi tutta la verità sulla truffa Hofer, che finora non gli aveva ancora rivelato nei dettagli. Clara e Irene iniziano a parlare un po' di Alfredo, dopo un periodo in cui hanno cercato di evitare l'argomento. La Boscolo però decide di non parlare apertamente dei sentimenti che prova per il ragazzo, non sapendo esattamente come la pensi l'altra ragazza sul tema. Odile espone le sue idee alla Galleria Milano Moda, ed in particolare suggerisce di creare una linea di abiti più economica in maniera tale che possa rivolgersi ad un pubblico non necessariamente benestante. Al paradiso intanto si inizia a pensare come celebrare al meglio la settimana persiana, altro avvenimento che potrebbe portare maggiori vendite ed una maggiore clientela. L'idea è anche quella di invitare la principessa Soraya e per questo motivo c'è grande fermento. Matteo riferisce di essere pronto a sposare Maria e perciò vuole chiedere la benedizione di Ciro per poter andare avanti e chiedere la mano della ragazza di cui si è innamorato. Mercoledì, 23 ottobre 2024. Concetta apprende insieme a Ciro della decisione di Matteo di chiedere la mano di Maria. Concetta e Ciro finiscono per commuoversi insieme ascoltando la notizia. Agata corre ad annunciare a tutte le sue amiche che Matteo ha chiesto la mano di Maria e che sono già iniziati i preparativi per il matrimonio, perché i due hanno deciso di sposarsi in primavera. Giulia Furlani incontra Botteri e gli confida qualcosa che finisce per insospettirlo molto. L'affermazione di Giulia ha a che fare con la presenza di una spia all'interno del Paradiso delle Signore che potrebbe creare problemi nelle prossime collezioni. Clara decide di andare contro le regole imposte dal suo allenatore, aiutando Alfredo a provare il suo cambio su strada. Questa mossa permette a tutti di capire che i sentimenti di Clara per il ragazzo non si sono del tutto spenti, nonostante la relazione avuta con il suo allenatore in Francia e che sembra aver avuto grande importanza per la Boscolo.
Marta ha un mancamento improvviso proprio davanti ad Enrico, che interviene immediatamente cercando di limitare i danni di quanto sta succedendo. Maria invia una lettera ai suoi genitori. Giovedì, 24 ottobre 2024. La lettera che Maria ha inviato a Ciro e Concetta consente il riavvicinamento dei due genitori, che tornano a sentirsi vicini mentre gioiscono per l'imminente matrimonio della loro figlia. Marta viene rilasciata dall'ospedale e può finalmente tornare a casa, dopo aver trascorso un giorno di grande tensione e preoccupazione. Quello che la donna ignora è che proprio grazie ad Enrico se sono state evitate conseguenze peggiori e se lei è stata in grado di riprendersi così rapidamente. Giulia Furlan, intanto, va contro l'idea di realizzare una collezione di abiti economica che possa essere accessibile a tutti e dunque ampliare la clientela della Galleria Milano Moda. Giulia quindi va apertamente contro l'idea di Odile. Clara e Alfredo parlano insieme dei loro progetti e finiscono per vivere un momento di grande intimità che non affrontavano più da tempo. Roberto e Mario vivono dei bei momenti della loro storia d'amore. Intanto Botteri riferisce a Matteo quello che ha saputo da Giulia e che non è riuscito a togliersi dalla testa, ossia che è presente una spia al paradiso. Armando, successivamente, si imbatte per caso in una conversazione che Umberto e Matteo stanno portando avanti di nascosto e che sembra essere molto strana. Venerdì, 25 ottobre 2024. Irene si interroga sui sentimenti che prova per Alfredo e cerca di capire se davvero tra loro può esserci ancora qualcosa. Contemporaneamente Perico viene a sapere che anche Jérôme, l'allenatore francese di Clara, la sta corteggiando e ne rimane sconvolto, poiché lei non ne aveva fatto minimamente cenno. Il magazzino è in vena di festeggiamenti quando direttamente dall'Iran arriva la principessa Soraya per festeggiare la settimana persiana insieme agli stilisti. Marta scopre che è stato Enrico a salvarle la vita quando ha avuto il malore, mentre Armando riferisce a Marcello che ha visto Matteo parlare in maniera sospetta con Umberto e che ignora il motivo di questa conversazione. Marcello non vuole credere che suo fratello possa essere un traditore e che stia facendo il doppio gioco, ma non può ignorare la cosa e così decide di vederci chiaro andando fino in fondo con la questione. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi come andranno le cose tra Maria e Matteo, anche se dovesse emergere la vicenda della truffa Offer? A voi i commenti? Il paradiso delle signore anticipazioni. Ecco chi è, la talpa. Nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore, la tensione sarà alle stelle. La stilista Giulia Furlan incontrerà Gian Lorenzo Botteri, e una sua frase, apparentemente innocua, risveglierà in lui dei sospetti. Botteri inizierà a pensare che qualcuno all'interno del paradiso possa fare il doppio gioco, facendo trapelare informazioni riservate. La possibilità di una talpa tra le mura del negozio di Barbieri si fa sempre più concreta, e la situazione diventerà particolarmente delicata. Nel frattempo, sul fronte degli affari, un colpo di scena farà vacillare Umberto Guarnieri. La Galleria Milano Moda perderà l'importante affare Aga Khan in Costa Smeralda e questo porterà Umberto a dover prendere delle decisioni difficili. Durante un confronto con Tancredi di Sant'Erasmo, Guarnieri rivelerà un segreto scottante, la verità sulla truffa orchestrata da Hofer e il ruolo fondamentale che Matteo Portelli ha giocato in tutta la faccenda. Il paradiso delle signore anticipazioni. Armando sospetta di Matteo. Il colpo di scena? Mentre Gian Lorenzo cerca di scoprire se davvero qualcuno sta sabotando il paradiso delle signore dall'interno, un'altra figura si trova al centro dell'intrigo. Armando Ferraris, sempre attento osservatore, noterà Matteo Portelli in una conversazione segreta con Umberto Guarnieri. Questo dettaglio farà scattare in lui l'allarme, tanto che non esiterà a condividere quanto visto con Marcello Barbieri. Tuttavia, Marcello sarà restio a credere che suo fratello possa averlo tradito, lasciando Armando dubbioso. Nonostante ciò, Marcello deciderà di indagare più a fondo su questo comportamento sospetto, intuendo che dietro quelle conversazioni potrebbe esserci molto più di quanto sembri. Il passato riaffiora, il rapporto teso tra Giulia e Botteri. Il confronto tra Giulia e Botteri non è casuale. I due stilisti hanno un passato condiviso che risale a diversi anni prima, durante un periodo lavorativo trascorso in Francia. L'antica rivalità tra i due continua a influenzare il loro presente, creando tensioni che si riversano nel lavoro quotidiano.
questo astio mai sopito tra i due potrebbe avere delle ripercussioni sul futuro del paradiso. Nel frattempo, un altro personaggio si prepara a fare il suo ritorno. Clara, una delle Veneri, ha annunciato il suo rientro. Questa notizia ha gettato nello sconforto Mirella, che teme di perdere il proprio lavoro, essendo stata assunta proprio per sostituire Clara. Anche Marta, che nel frattempo ha stretto un legame con Enrico, continua a scoprire nuove sfumature del giovane, rivelandosi sempre più affascinata dalla sua versatilità e dalle sue numerose capacità. Il paradiso delle signore si fa sempre più intricato, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso. Quali saranno le conseguenze delle azioni di Matteo? E chi si nasconde davvero dietro la talpa del paradiso? Le trame di Il paradiso delle signore non smettono mai di sorprenderci, intrecciando con maestria segreti, tradimenti e colpi di scena. Quali saranno le prossime mosse dei protagonisti? Non ci resta che attendere per scoprirlo. E voi, cosa ne pensate? C'è davvero una talpa tra i personaggi? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.